Michele Mirabella, oggi qui allo Sciacca Film Fest, a presentare il suo ultimo libro, Cantemi o Maus. E il sottotitolo già del libro è abbastanza esplicativo, ovvero Il mondo di oggi spiegato dagli antichi. Però lei, che è anche professore, pensa che il mondo attuale, così preso dalla tecnologia, dall'economia, e da una frenetica globalizzazione, abbia ancora interesse del mondo culturale antico? Ma io credo che più che mai ci sia questo interesse, credo che sia una via di salvezza. Non c'è niente di nuovo in questa pretesa libresca, perché il tracciato storico dei popoli è generalmente la maniera migliore perché i popoli intravedano la propria identità, la definiscano, e il proprio destino. Sono innumerevoli le citazioni che potrei fare di autori che hanno celebrato la storia magistra vitae, giusto per citare Latino Scolastico, o altri autori che hanno detto: guai ai popoli che dimenticano il proprio passato, sono condannati a riviverlo. Soprattutto quando il passato è fatto di errori, no? E invece credo che una decorosa rilettura del proprio passato, fatta in termini di riflessione ironica anche, di consapevolezza, possa aiutare a capire il presente e soprattutto a capire il futuro. Vede, le muse che proteggono le arti, come qualsiasi studente di scuola media una volta sapeva, adesso credo che non sappiano più un fico secco, ma insomma una volta sapevano questo. Le muse erano delegate non soltanto a proteggere le arti, ma soprattutto a tramandare la memoria. La memoria è decisiva per un popolo, non la memoria dei computer, la memoria del cervello e quindi la memoria dei computer. Senza del cervello il computer è un ferro vecchio, non serve a niente. E quindi le muse avevano la delega a rinfrescare la memoria di questi poveri uomini che pascolano, uomini che pascolano sul pianeta chiamato Terra. Non solo hanno memoria del passato e del presente, ma le muse hanno memoria del futuro, secondo la concezione religiosa, panica, apollinea di un tempo. Allora mettiamo caso che per assurdo, così, vengano qui alcuni dei protagonisti classici anche del suo libro, Cleopatra, Venere, Minerva. Quale impressione potrebbero avere del mondo d'oggi? Non si scandalizzerebbero mica tanto, perché gli dei che lei ha citato, Cleopatra non è una divinità, anche se lei lo pensava, erano antropomorfi. Il Pantheon degli antichi era goffamente e grottescamente antropomorfo, quindi avevano i nostri vizi, i nostri difetti, la nostra pietà qualche volta di rado, la sfrontatezza dell'odio più spesso. Quindi non si meraviglierebbero, nessuno si meraviglierebbe di quanto siamo diventati, di quanti siamo caduti in alto. E a chi dice che con la cultura non si mangia? Un imbecille può dire una cosa del genere, è tanto facile da dire. Certo, con niente, detta così, come paradosso, non si mangia con niente. Poi in questo paese non si mangia più manco col lavoro, quindi. Se poi la cultura è un lavoro, la cultura si mangia e con la cultura si mangia. Se noi ce ne fossimo ricordati, guardi intorno a si guardi intorno, lei che è di Sciacca, Saccense, io sono uno che studia, si guardi intorno,
ci sono almeno 4 secoli di degrado a cui state ponendo finalmente rimedio. 4 secoli, perché tutto quello che è caduto nel disastro della non manutenzione, della sciatteria, della barbarie, adesso finalmente comincia a essere ricostruito da una civiltà un po' migliore. Ma significa che per 4 secoli, ma non solo qua, soprattutto nel sud Italia, nessuno ha pensato a questo, perché c'era una classe politica di indemoniati, come direbbe Benedetto Croce, un paradiso abitato da diavoli, dice del Meridione Croce, di Napoli. Quindi con la cultura si mangia come? Se soltanto la sapessimo proporre, no? Ritornando, allontanandoci dal libro, ritornando a lei come ultima domanda, lei il suo più grande amore, possiamo dire, sia il teatro, no? La Sicilia con Pirandello ha avuto un grande periodo di teatro, e proprio Pirandello, ecco, ha saputo mettere in scena il grottesco di questa terra, in un certo senso, il paradosso vivente. Lei così, da turista, che appunto... Non mi dare del turista, chiamami viaggiatore. Io sono un viaggiatore, il turismo lo lascio fare a chi ha da perdere tempo. Io viaggio. Pirandello ha trattato, come direbbe Sciascia, la Sicilia come una grande metafora. Io mi sono laureato con una tesi su Pirandello, quindi lo amo. È il grottesco. Lui ha individuato qui le forme più grottesche del grottesco immaginabili, in questo crocevia di civiltà straordinario che è il meridione d'Italia e segnatamente la Sicilia. Quindi Pirandello è il più grande nome teatrale del Novecento, in Italia e non solo in Italia. Dunque va pensato e ripensato. Va bene, e allora lasciamo Mirabella. No, non so, lo spettacolo, la presentazione. No, credo. Ho detto bene. Una buona presentazione di un libro deve essere uno spettacolo, se no la gente si annoia, perché i libri si leggono, non si presentano. Quando se ne parla devi attirare l'attenzione, non devi assolverli dall'impegno di leggerlo il libro. Non ti devi sostituire alla lettura, che è insostituibile, capito? La lettura è insostituibile, che tu la faccia sulla carta o sullo schermo, non importa. L'importante è che tu metta in ordine quei segnetti che si chiamano parole e prima ancora vocali e consonanti, e dai al pensiero umano il miracolo della comunicazione. Senza alfabeto non staremmo seduti qua. Allora lascio questo spettacolo.